Buon tempo di Pasqua, cari amici, cari fedeli. Continuiamo ad ascoltare Gesù nel lungo discorso sul pane di vita. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai. Vi ho detto però che voi mi avete visto, eppure non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa è infatti la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». Parola del Signore. Un lungo discorso nato dal miracolo, meglio dal segno che Gesù ha fatto, la moltiplicazione, forse meglio dire la condivisione dei pani, dei 5 pani e dei 2 pesci. Non sono parole facili, tanto che poi i discepoli diranno più avanti: questa parola è dura, chi la può ascoltare? Eppure oggi il Signore davvero si rivela a noi e ci dice apertamente: io sono il pane della vita. È il pane che è la vita, che dà la vita, come non vedere in questa Eucaristia che è il cuore e il mistero della nostra fede. Pane e acqua, come per dire quando uno fa il digiuno, però pane e acqua è il minimo per vivere. Ecco, il pane dice questo, l'elemento base per vivere, così l'acqua. Chi incontra il Signore, chi accoglie Gesù, non avrà fame e chi crede in Lui non ha più sete in eterno. Fame e sete indicano quel bisogno di vita felice e piena a cui l'uomo, a cui ognuno di noi aspira. Davvero, se ci accontentiamo soltanto del pane materiale, di soddisfare i nostri bisogni, alla fine cosa rimane della nostra vita? Siamo un po' drastici, cibo per i vermi. Il Signore Gesù ha un pane ed è Lui stesso, è la sua vita, è entrare in comunione con Lui che davvero ci dà ed è fonte di vita eterna. E questa è la volontà di Dio. Come ogni buon padre che porta a casa il pane per i figli, che desidera sfamare i figli, così anche il nostro Dio, che è padre, che ci dona Gesù come pane per vivere. Chi crede in Lui ha la vita eterna. Accogliere il Signore Gesù è sperimentare già ora questo amore che è fonte, è lo Spirito Santo, che per noi è caparra di eternità. Non accontentiamoci, non ci basta il pane terreno, non ci basta soddisfare i bisogni di questa terra, la pancia e tutti gli altri bisogni, accumulare tesori di questo mondo, non sono sufficienti. Rimane in noi sempre un desiderio profondo che è di eternità e che solo Dio può rispondere, solo il Signore può pagare, al punto tale di dire: non ho più nulla, ma ho tutto perché ho il Signore. Allora, anche oggi, nel mangiare il pane, il semplice pane sulla tavola, poter elevare un grazie a colui che ci dà il pane della vita, che è Cristo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.